Gianni Colagione per Libri TV, in compagnia di Simone Pillon qui all'evento Difendiamo i nostri figli a San Giovanni. Simone Pillon è appena intervenuto, ecco, gli vogliamo chiedere come mai, se ci riesce a fare una sintesi, una coppia omosessuale possa essere un pericolo per i nostri figli. La coppia omosessuale di per sé non costituisce nessun pericolo, il pericolo diventa attuale nel momento in cui si vuole deprivare i figli della possibilità di crescere con una mamma e un papà, quindi la coppia omosessuale è liberissima di vivere la sua intimità come gli pare e nessuno deve permettersi di sindacare, ma nel momento in cui ci sono terze persone coinvolte e stiamo parlando di minori, siamo convinti che le sperimentazioni sui minori non vadano fatte, siccome la genitorialità, da che mondo è mondo, è costituita da un modello maschile e un modello femminile, padre e madre, noi portiamo avanti questo diritto che è assolutamente insostituibile di ricevere cura, assistenza, affetto da parte di mamma e di papà. Quindi contro qualsiasi tipo di riconoscimento siete anche civile, come è avvenuto già in altri paesi del mondo? Il riconoscimento delle unioni civili passa attraverso il riconoscimento dei diritti individuali delle persone che sono sacrosanti, ma non in quanto omosessuali o eterosessuali, in quanto persone, e da lì si parte. Poi se qualcuno ritiene che ci sia una discriminazione perché le persone omosessuali non possono sposarsi, la risposta che va data è che non si tratta di un matrimonio inventato per il diritto dei genitori, ma si tratta di un matrimonio inventato per il diritto dei figli. Quindi le persone debbono ricordarsi che il matrimonio come tale, indicato dall'articolo 29 della Costituzione, è tra uomo e donna per la difesa e la tutela dei minori. Il resto sono diritti individuali delle persone sui quali noi non abbiamo nessuna difficoltà a dialogare. Quindi una coppia omosessuale senza figli potrebbe comunque sia una coppia da voi omosessuale anche essere riconosciuta? Ma una coppia omosessuale senza figli può fare quel che pare, non chiedesse il matrimonio, perché il matrimonio ha uno specifico che è quello dell'apertura alla generatività, tant'è vero che in Europa non appena è stato riconosciuto il matrimonio tra coppie omosessuali è stato immediatamente riconosciuto anche il diritto alla genitorialità. Questo è, secondo me, inaccettabile. Grazie.